telespettatrici, gentili telespettatori, un cordiale saluto. Le immagini che vedete vi giungono in diretta dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Arezzo, dove ci apprestiamo a seguire la celebrazione che sarà presieduta questa mattina dal nostro vescovo Andrea. Celebrazione che festeggerà particolarmente alcuni anniversari di sacerdozio, tra cui anche quello del nostro vescovo Andrea, che festeggerà a breve, il 27 giugno per la precisione, 32 anni di sacerdozio. Ricordiamo anche tutti i sacerdoti che oggi ci sono i fogliettini festeggiano il loro anniversario di sacerdozio, e sono Don Adalberto, 25 anni di sacerdozio, Don Carlo, 62 anni, Don Lamberto, 60 anni di sacerdozio, Don Giancarlo, 55 anni di sacerdozio, e ancora Don Piotr, 28 anni, e Padre Giovan Battista, 58 anni di sacerdozio. Quindi un momento particolare di festa al quale ci possiamo unire grazie anche alla nostra diretta televisiva di questa mattina e festeggiare insieme. Ricordiamo anche l'importanza della giornata di oggi dal punto di vista della liturgia che andremo ad ascoltare in questa domenica. Gesù nel Vangelo ci presenta un terreno fecondo quale luogo della rivelazione del Regno. Un piccolo seme può essere segno della pienezza del dono di Dio, in cui la potenza di salvezza è strettamente connessa alla sua umiltà. È nella piccolezza, infatti, che si sviluppa la salvatrice potestà del Signore che fa fiorire il giusto. Colui che è l'immenso nella sua natura divina si è fatto minuscolo nella natura di servo, corroborando la fede del battezzato che, pur vivendo nell'esilio, sa di abitare presso il Signore. Senza l'umiltà il cristiano è sterile, la sua fede inoperosa. Dalla sua superbia nascono discordie, ma Dio umilia l'albero alto e innalza l'albero basso, e nel suo regno produce disperati frutti. Egli infatti sempre risponde alle aspirazioni dell'uomo, ma infinitamente le supera. Il regno di Dio è Gesù stesso, il quale incrocia il cammino dei cercatori della verità. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Gesù è il Cristo, l'unico Salvatore, la sola speranza di quanti provano il dolore per la lontananza da Dio. La sua parola viva ed eterna risana i cuori, suscita gioia e pace. Le parabole del regno ci insegnano che i ritmi di Dio non sono quelli frenetici e impazienti degli uomini, e per fortuna noi spesso vorremmo che si affrettasse a venire per fare giustizia, e Lui invece usa pazienza, attende. Ama le cose piccole che col tempo crescono e danno frutto. Non può essere figlio del regno chi non apprende i tempi della fede e la pazienza della speranza. E dunque la celebrazione di oggi sarà particolarmente significativa anche per ricordare proprio l'importanza della vocazione sacerdotale, con tutti questi anniversari che ci apprestiamo a ricordare di sacerdoti della nostra diocesi, anche del vescovo Andrea che lo festeggerà appunto a breve il 27 di giugno. Dunque importante sia per appunto ricordare la vocazione, ma anche per ricordare quello che è il ministero del sacerdozio.
direi adesso, grazie alle immagini di Giulia Bonini e alla regia di Magdalena Urlich, vi possiamo lasciare anche al bel canto che viene offerto oggi in questa celebrazione dal coro della parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Arezzo. E così possiamo anche entrare meglio all'interno della celebrazione che ci apprestiamo a vivere con questi canti belli che, come ci ricorda Sant'Agostino, ci aiutano a pregare, a unirci ancora di più a Dio, al Signore. Si fosse messo in collegamento soltanto adesso sui nostri teleschermi, vi ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Arezzo, dove a breve seguiremo la celebrazione che sarà presieduta dal vescovo Andrea, una messa particolare perché verranno ricordati alcuni anniversari di sacerdozio, tra cui appunto quello del vescovo Andrea, che anche lui festeggerà a breve 32 anni di sacerdozio, venne ordinato sacerdote il 27 giugno di 32 anni fa, quindi di Don Carlo 62 anni di sacerdozio, Don Lamberto 60 anni di sacerdozio, Don Giancarlo 55, Don Adalberto 25 anni di sacerdozio, che è il parroco di San Giuseppe Artigiano, Don Piotr 28 e padre Giovan Battista 58 anni di sacerdozio. E dunque nell'attesa vediamo le immagini che la nostra Giulia Bonini ci sta offrendo dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano e in più anche i canti che ci accompagnano verso l'inizio della messa. Maestà,
Possiamo nell'attesa anche ricordare qualche cenno storico alla parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Arezzo, una parrocchia ovviamente di recente costruzione. Per la scelta dell'intitolazione dobbiamo tornare indietro al 1955, quando il santo San Giuseppe Artigiano, già festeggiato assieme a tutti i padri il 19 di marzo, venne proclamato patrono di operai, artigiani e lavoratori in generale da Papa Pio XII. Fu così che il 1 maggio, la festa del lavoro, prettamente laica, si trasformò anche in una festività liturgica e per l'occasione a San Giuseppe venne unito l'epiteto di artigiano. Il progetto della nuova chiesa aretina, questa appunto di San Giuseppe Artigiano, fu affidato agli ingegneri Enzo Berti e Andrea Bianchini, che la disegnarono a pianta rettangolare con abside semicircolare, rivestendola in mattoni in parte intonacati e in parte faccia a vista. Il 18 marzo del 1965, come recita una lapide all'inizio della parete sinistra, ci fu la consacrazione ufficiale. L'edificio ha il davanti provvisto di portico che a destra sfocia nel piccolo chiostro. Quest'ultimo separa il luogo di culto dalla canonica, dall'oratorio e dalle sale parrocchiali. Le pareti laterali, così come la parte superiore della facciata, sono intonacate, mentre l'abside è quasi completamente in laterizio, a eccezione della parte alta. Il campanile a pianta quadrata in cemento armato ma rivestito in mattoni ricorda nella zona sommitale la cella campanaria di Sant'Agnese in Pescaiola, che tra l'altro fu consacrata nello stesso anno. Anche in quel caso i progettisti furono Berti e Bianchini, per l'occasione coadiuvati da Mario Uccelli. Se esternamente la chiesa di San Giuseppe Artigiano è scandita da linee semplici, ancora di più lo è nell'interno a navata unica, con l'altare maggiore impreziosito da tre sculture lignee monocrome. Un grande crocifisso al centro dell'abside e le raffinate statue di San Giuseppe e la Madonna dello scultore Felix Kostner ai lati. I due altari laterali di destra, dedicati a San Raffaele e San Gabriele, presentano le sculture lignee degli arcangeli scolpite dal Tifernate Giovanni Mattiacci, mentre a sinistra dell'entrata, dove è collocato il fonte battesimale, si ammira un trittico eseguito a mosaico con il battesimo di Gesù. Ma ci avviciniamo per l'appunto all'inizio della celebrazione, dunque vi lasciamo alle immagini della nostra Giulia Bonini e alla messa che è presieduta appunto quest'oggi dal nostro vescovo Andrea.
Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ci mettiamo seduti, ma solo un secondo. Innanzitutto per dare il benvenuto al nostro vescovo Andrea, che aveva accettato così tanto volentieri di presiedere questa Santa Messa, nella quale io sono solo la causa scatenante, ringraziando Dio per i 25 anni del mio sacerdozio, ma vorrei che questa Messa fosse vissuta come un grande ringraziamento di tutti noi preti qui presenti per ciò che abbiamo ricevuto, per quel dono inestimabile. Non lo siamo meritati. Mi piacerebbe cominciare proprio così, con la domanda che si attribuisce a Sant'Andrea: Maestro, dove abiti? È il motto episcopale del nostro vescovo, però è la domanda che credo ciascuno di noi qui presenti ha sentito di pronunciare nel proprio cuore. Maestro, dove abiti? Vieni e vedrai, vieni e vedi. Quindi questa Santa Messa non è la celebrazione in cui si onora Don Adalberto, ma nella quale si celebra il sacerdozio di Cristo. E sono molto contento di poter condividere questa gioia anche con i confratelli qui accanto a me. E vi chiedo di ricordarvi ciascuno la propria data, cominciando dal vescovo Andrea. 27 giugno 1992, 32 anni di sacerdozio. Don Carlo Volpi, 3 dicembre 1961, quindi 62 e mezzo di sacerdozio, e lui ci tiene a quel mezzo da sottolineare. Don Lamberto Labiri, 21 giugno 1964, 60 anni Don Lamberto, 60 anni. Don Lamberto era parroco di Battifolle, ma i più grandi di noi lo conoscono bene perché per diversi anni è stato collaboratore della nostra parrocchia insieme con Don Carlo. Poi padre Giovan Battista Scarnici, direttore dell'Istituto di Agazzi, 26 febbraio 1966, quindi 58 anni. Padre Giovan Battista. Don Giancarlo Gatteschi, 8 giugno 1969, 55 anni, Don Giancarlo. Don Piotr Scipak, parroco di Sant'Agostino, 16 maggio 1996, 28 anni. Mi sembra ieri che abbiamo festeggiato i suoi 25 anni di sacerdozio. Infine Don Adalberto, 19 giugno 1999, quindi 25 anni, sono il più giovane. Però vorrei tanto far presente qui Don Ivan Marconi. Don Ivan, ordinato 25 giugno 1961, quindi 63 anni.
Non era possibile portarlo qui. Don Ivan, con un occhio, guarda già il Signore, quindi ti chiediamo una preghiera in modo particolare per lui. E infine un altro collaboratore della nostra parrocchia, che abbiamo accompagnato per diversi anni, più di 30 anni qui a San Giuseppe, Don Dino Liberatori. 18 giugno 1967 avrebbe festeggiato 57 anni. Sono tanti i pensieri che mi vengono in mente. Questa è un'occasione propizia anche per pregare per noi vivi, per i nostri confratelli defunti, ma soprattutto di pregare anche per le nuove vocazioni. No. Io sono stato battezzato nella messa, nella chiesa in cui quel giorno venivano ordinati nella mia parrocchia due preti. Abbiamo festeggiato in Polonia insieme. Loro 50 anni di sacerdozio, io 25, e si ricordano sempre: sei il frutto del nostro sudore su questo pavimento della chiesa. Noi siamo stati ordinati, tu un'ora dopo hai ricevuto il battesimo. Io alzo una preghiera fervente al Signore perché nei cuori dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, possa anche oggi germogliare il pensiero. Se ce l'avevano fatto tutti loro qui seduti, forse potrei pensarci anche io. Buona celebrazione a tutti. Ci alziamo. L'Eucaristia è davvero rendimento di grazie. E allora abbiamo tanti motivi per dire grazie al Signore, per rendere lode a Lui, e dire grazie vuol dire anzitutto riconoscere la grandezza dell'opera del suo amore. E in questa grandezza dell'amore di Dio scopriamo anche il dono del sacerdozio ministeriale nella vita della Chiesa, il dono dei preti nella vita della Chiesa. Insieme al rendimento di grazie, alla lode a Dio, alla sua grandezza, ci affidiamo alla misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Gloria, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo te.
Padre Santo, che ci hai chiamato senza alcun merito alla comunione con l'eterno sacerdozio del tuo Cristo e al servizio della tua Chiesa, donaci di essere annunciatori miti e coraggiosi del Vangelo e fedeli dispensatori dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto e imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele, metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. Cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Saranno verdi e rigogliosi per annunciare quanto è retto il Signore. Mia roccia in Lui non c'è malvagità. La seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio, lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. È parola di Dio. Vediamo, grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia.
sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio. Come un uomo getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio e con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Un cordialissimo saluto a tutti voi che oggi siete raccolti in questa chiesa, in questa parrocchia per un giorno di festa. Giorno di festa perché è domenica, giorno di festa perché la comunità si ritrova insieme, ma giorno di festa perché oggi vogliamo ringraziare, rendere lode al Signore per il dono del sacerdozio ministeriale, dell'essere preti nella Chiesa e in particolare pregare e ringraziare con alcuni nostri preti che insieme, tutti noi insieme, vogliamo ringraziare per il sacerdozio che come dono immeritato abbiamo ricevuto. Allora, tutti i festeggiati, a cui anch'io desidero fare gli auguri con tutto il cuore, tutti i festeggiati, credo che siamo invitati a raccoglierli nell'augurio, nella preghiera, nella festa, col più giovane, Don Adalberto, e con i suoi 25 anni, che sono una cifra significativa di una tappa bella di cammino di preti che si donano alla Chiesa. Allora, a Don Adalberto, a tutti gli altri sacerdoti nei loro anniversari, l'augurio più bello che da me e da tutti noi viene dal cuore, e augurio che è accompagnato dalla preghiera e dalla condivisione. Penso che possiamo fare un applauso anche a loro. Ci aiuta allora a vivere la festa di oggi la parola di Dio che abbiamo ascoltato, soprattutto il Vangelo, su cui vorrei soffermarmi brevemente e raccogliere qualche sguardo che il Vangelo ci regala e che poi parla anche della vita del prete. Avete ascoltato? È una bella pagina di Vangelo, mi verrebbe da dire primaverile, che con le parabole e i racconti di Gesù ci parla del regno di Dio. Ci aiuta a scoprire che cosa è il regno di Dio, come riconoscerlo, come opera, come si diffonde
e cresce l'amore di Dio, che è il regno di Dio. E chi siamo noi nel regno di Dio? Allora, alcuni pensieri possiamo raccogliere da queste parabole. Bambini, le ricordate, vero? La prima parabola parla di un seminatore. L'avete mai visto voi un seminatore? In campagna, che getta il seme nel terreno. Lui è giovane, ma l'ha visto, eh? Il seminatore. E dice Gesù, il seme viene gettato nel terreno, poi, pensate che bello, il seminatore dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme cresce e porta alla mietitura, a un'abbondanza di frutti. Oppure l'altra parabola, c'è un piccolo seme, il più piccolo, e quel seme di senapa viene gettato nel terreno, piccolissimo, pensate, un seme microscopico gettato nel terreno, poi lo sapreste trovare voi ragazzi? Sarebbe un bel gioco, andare a ricercare il seme gettato nel terreno, così piccolo che si perde nel terreno. E Gesù dice che poi quello diventa un albero così grande, il più grande di tutti, che gli uccelli del cielo trovano casa su quei rami del grande albero che è partito da un piccolo seme. Bellissime queste parabole, eh? E allora in queste parabole credo che ci vengono suggeriti alcuni sguardi molto belli. Il primo, il Vangelo con queste parabole, quasi raccontando che la crescita del regno è opera di Dio, non di quello che fa l'uomo, della grandezza della semente o del lavoro dell'uomo, ma è Dio che è all'opera per far crescere la bellezza del suo regno, per diffondere l'opera del suo amore. Guardate, il Vangelo ci dice che oggi nel nostro mondo, nella nostra Chiesa, nel nostro tempo, il regno di Dio è in mezzo a noi. A noi talvolta verrebbe quasi da elencare i problemi che abbiamo, e ce ne sono: la guerra, situazioni di povertà, la malattia, talvolta la solitudine, la difficoltà di educare i più giovani. Ma quante difficoltà noi potremmo raccontare? E il Vangelo invece ci dice: amico, oggi in mezzo a voi, nella vostra vita, c'è il regno di Dio che si diffonde, cresce, c'è la bellezza della vita di Dio, dell'amore di Dio che è all'opera e è in mezzo a noi. Allora, il primo invito che mi sembra di raccogliere oggi dal Vangelo è questo, è chiederci: ma noi sappiamo vedere i segni dell'amore e del regno di Dio in mezzo a noi? Ecco, questo Vangelo, queste parabole mi sembrano un bellissimo invito rivolto a tutti noi, perché impariamo a vedere il bene che c'è, la bellezza che ci accompagna, l'amore che opera talvolta nella delicatezza, nella discrezione, ma c'è una ricchezza di bene, di vita, di gioia, di amore che accompagna il mondo di oggi e la nostra vita, che siamo invitati a scoprire, a riconoscerne le tracce, i segni, la delicatezza, le piccole presenze. Allora, questo mi pare una prima domanda, ma un invito. E noi sappiamo nel nostro mondo, nella nostra Chiesa e nella nostra vita vedere i segni dell'amore di Dio che ci accompagna, del bene che vince il male, della vita che vince la morte? Ecco, imparare a vedere i segni del regno di Dio, dell'amore di Dio che nel bene, nell'amore è presente, opera e fa cose belle. Ecco, credo che dovremmo dare la parola ai più piccoli, e loro, io credo che loro sono capaci, sarebbero capaci di raccontarci le cose belle della loro vita, le cose che regalano nel cuore la gioia. Chissà quanti giochi ci raccontereste che vi fanno felici e che vi regalano allegria. Ma noi più grandi potremmo chiedere: che cosa racconteremmo della nostra vita, del nostro tempo, per dire le cose belle? Ecco, questo è un primo invito delle parabole. C'è tanta bellezza
c'è tanto bene in mezzo a noi e siamo invitati a cercarlo, a vederlo, a riconoscerlo, a coglierne le tracce. Ma un secondo pensiero. In quella immagine della parabola, del seme che cresce quando anche il seminatore dorme, di notte e di giorno, e del piccolo granello di senape che nel terreno si perde e poi diventa un albero più grande, in questi tratti il Vangelo ci parla anche della grandezza dell'amore di Dio. Cioè ci viene detto che l'amore di Dio è più grande di quello che noi chiediamo, è più grande dell'amore che ci aspetteremmo. L'amore di Dio è prima ancora di quando noi glielo chiediamo. Cioè l'opera, la grandezza dell'amore di Dio supera le nostre attese, i nostri bisogni, la nostra ricerca, le nostre preghiere. È ancora più grande. Noi, amici, vorremmo chiedere tantissimo amore da Dio, così come penso voi, bambini, ragazzi, giovani, vorreste chiedere tantissimo amore dai vostri genitori, dai vostri amici. Noi chiederemmo, ma quanto amore chiederemmo a Dio per vivere? E il Vangelo ci dice, Dio ti ama di più del grande amore che tu oseresti chiedere. Cioè l'amore di Dio è più grande delle nostre aspettative, dei nostri bisogni, della nostra stessa vita. Allora questo è l'annuncio del Regno, c'è un amore, una grandezza dell'amore di Dio che non ci perderà mai, che accompagna ogni nostro istante e che è accanto e è nella nostra vita con una grandezza, con una ricchezza che neanche immagineremmo. L'amore di Dio ci ama di più di quello che vorremmo e di quello che ci aspetteremmo. E un ultimo pensiero. Questo brano di Vangelo ha due piccole conclusioni. La semente che cresce deve essere raccolta, è il tempo della mietitura, perché quel grano diventi e quel frumento diventi cibo per la vita degli altri. E quell'albero, il granello di senape che diventa un grande albero, non vive solo per se stesso, ma accoglie come casa gli uccelli del cielo, i nidi, e poi pensate chi va lì sotto d'estate può ricevere l'ombra di quell'albero. Cioè c'è nella ricchezza del Regno di Dio una dimensione di dono. Cioè vivere il Regno di Dio vuol dire scoprire che il senso della nostra vita è donarla, è regalarla. Anche qui prendo spunto dai bambini, provate bambini a pensare che cosa potreste fare voi a casa per rendere felici i vostri genitori. E ai più giovani dico che cosa potreste fare per rendere felici gli amici con cui vi trovate. Potreste scoprire tante cose belle che fate non per essere felici voi, ma per fare felici gli altri. Allora queste parabole ci dicono il Regno di Dio è ricco di doni perché donandoli ci sia la vita. Allora questo è l'ultimo pensiero che voglio raccogliere. Le parabole del Regno ci dicono che la vita va donata, che l'amore di Dio ci è dato non per noi semplicemente, ma perché l'amore di Dio lo condividiamo, lo viviamo per gli altri, raggiungiamo chi ha bisogno, consoliamo chi è nel dolore, accompagniamo la vita degli altri. Una vita donata, una vita che si dona, è una vita del Regno di Dio. È una vita davvero riuscita. Non la vita che raggiunge i vertici della carriera. Non è quella la vita riuscita, ma una vita che si dona, che ama gli altri, che si perde per gli altri. Quella è una vita riuscita. È una vita davvero riuscita. Allora credo e concludo che di tutto questo ci parli il prete. E per questo oggi noi facciamo festa, ringraziamo con Don Alberto tutti gli altri preti presenti e mi unisco alla grande preghiera per invocare dal Signore il dono di nuove vocazioni al sacerdozio per la nostra Chiesa, perché amici ne abbiamo bisogno.
Ed è un appello che rivolgo ai giovani. Ne abbiamo bisogno di vocazioni a diventare prete. Bene, ma che cosa è la vita del prete per cui rendiamo grazie? Nella luce del Vangelo, la vita del prete è la vita di chi in mezzo alla comunità ci aiuta a vedere, a riconoscere i segni dell'amore di Dio in mezzo a noi, i segni dell'opera, la presenza del regno. Abbiamo bisogno di chi ci aiuti a vedere la bellezza. Allora il prete nella comunità è colui che ci accompagna a vedere la presenza e i segni dell'amore di Dio in mezzo a noi e nella nostra vita. E poi ancora, il prete è colui che annuncia e celebra nei sacramenti la grandezza dell'amore di Dio, quella grandezza che supera le nostre attese, che non è solo fatta di parole, ma nella vita del prete diventa annuncio, Vangelo, parola regalata e poi celebrata nella grazia di Dio, che è questa sovrabbondanza di amore che è vita per noi. E infine, la vita del prete ha significato se è vita donata. Non è vita riuscita, quella di un prete che si chiude in se stesso e che non pensa più agli altri. La vita del prete è tale se è una vita sprecata per gli altri, pienamente donata, non ad orario, non a organizzazioni, la vita donata. Ecco, la vita di un prete è per gli altri, è pienamente e totalmente per la vita degli altri e della comunità. Allora ringraziamo ancora per il dono del sacerdozio, ma ringraziamo anche voi, la comunità, perché non ci sarebbe il prete senza la comunità, senza la Chiesa, senza la presenza delle famiglie, senza i ragazzi. Allora è festa di tutti noi oggi. E l'augurio che voglio lasciare ai preti che festeggiano oggi è di continuare il Vangelo, perché il Vangelo dice che Gesù parlava ai suoi amici in parabole. E Gesù ne ha raccontate tante. E mi piace pensare alla vita del prete come alla vita di uno che racconta parabole. Sono pagine di Vangelo ancora da scrivere, le parabole che tutti questi preti potranno raccontare per donare e condividere con tutti la bellezza del racconto dell'amore di Dio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e delle cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
abbiamo tante preghiere nel nostro cuore, nella nostra vita, di tutte ci facciamo voce e per quelle che ascoltiamo diciamo ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, i suoi ministri e tutto il popolo cristiano, non dimentichino mai di essere al servizio del Regno che cresce e si sviluppa sotto il sole di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli educatori cristiani, in umile spirito di servizio, credano fermamente che è Dio a trasformare i cuori, usando pazienza, attendendo e dando a ognuno il tempo per crescere, per maturare e per dare frutto. Preghiamo. Per coloro che soffrono, nella malattia, nella solitudine, nella privazione dei diritti, nell'emarginazione, nel lutto, non venga mai meno la fiducia nell'aiuto del Signore, di cui, pur non conoscendone i tempi, abbiamo la certezza che vuole il nostro bene. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità, nell'ascolto della parola e nella partecipazione al banchetto dell'Agnello, impariamo a riconoscere il Signore, fedele nel compiere le sue promesse, per disporci ad essere terreno accogliente e fecondo per i suoi doni. Preghiamo. Ascoltaci, ti preghiamo, Signore, per il nostro Don Adalberto, il nostro Vescovo Andrea e tutti i sacerdoti qui presenti, perché proseguano con gioia il loro ministero sotto la protezione di Tua Madre, Maria. Preghiamo. Accogli, Signore, queste preghiere che Ti abbiamo rivolto. Custodisci nel Tuo cuore i sacerdoti, quelli che festeggiamo oggi, quelli della nostra diocesi, nel servizio alla Chiesa. E donaci la gioia di nuove giovani vocazioni al sacerdozio ministeriale. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Sacrificio della nuova alleanza, il corpo e il sangue del tuo figlio che in essi offriamo e riceviamo, li santifichi per il servizio liturgico. Fa, o Signore, che nella celebrazione eucaristica, comunicando qui in terra i tuoi misteri, otteniamo il dono del tuo spirito.
in attesa di partecipare al convito dei santi nel regno dei cieli. A te gloria e onore in eterno. Benedetto nei secoli, il Signore. Ripetiamo, benedetto nei secoli, il Signore. Riprendiamo il canto. Sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, oh Signore, il sacrificio di lode per ottenere la grazia di crescere nel tuo servizio e ti preghiamo di portare a compimento nella tua misericordia il ministero che senza alcun merito ci hai affidato, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta lodarti e renderti grazie, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo spirito. In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunione della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo e nostro patrono,
tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione ed ogni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Quando ci raccogliamo nella preghiera, nella domenica, quando ci raccogliamo nella gioia e nella partecipazione di tutti noi, siamo davvero una famiglia che va dai più piccoli ai più grandi e con i diversi servizi e doni nella vita di questa nostra famiglia, che allora prega come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sei in cielo, sia concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, per la distribuzione della Santa Comunione, due ministri andranno in fondo della Chiesa e due qui davanti all'altare.
Per la comunione senza glutine le persone le invito qui davanti all'altare. Ci hai dato la gioia di rivivere in questo santo mistero la memoria della nostra ordinazione sacerdotale. Donaci di esprimere nella vita
il sacrificio celebrato al tuo altare, per Cristo nostro Signore. Don Adalberto mi ha detto di mandare un saluto anch'io. Mi unisco a quello che ha detto lui e anche le parole che il nostro Vescovo ci ha rivolto. Certo, sono proprio contento. Contento di essere qui oggi, contento di essere sacerdote. E prima di tutto ringrazio il Signore. Quell'esempio del seme che cresce mi faceva pensare che quando ero bambino io dovevo morire a 13 mesi, poi sono stato malato fino a 13 anni, quindi fragile, ma proprio perché il Signore ha scelto me, insomma, senza grandi qualità, insomma. L'ha fatto tutto Lui, però ha messo dentro di me il desiderio, la gioia di essere sacerdote, e io ringrazio il Signore e poi ringrazio anche il nostro carissimo Vescovo, che dopo che ho lasciato le 10 piccole comunità in montagna, ecco, mi ha affidato a questa bella comunità, prima di tutto al mio grande amico Don Adalberto, e quindi mi ha fatto un dono grande, e poi anche a questa bella comunità che mi sono sentito subito amato, accolto. Ero un po' titubante all'inizio perché ero abituato alle piccole comunità, 15-10 persone, insomma, no? Questa grande bella assemblea, quindi sono contento e prego il Signore che mi dia ancora un po' di tempo, un po' di forza, ecco, per servire con gioia, ecco, il Signore e la nostra comunità. Grazie. Mentre le nostre ragazze distribuiscono un fiore a ciascuno di noi qui presenti, potete andare. In quel fiore ci siete tutti voi, perché noi abbiamo ringraziato per il nostro sacerdozio, che non è nostro, è di Cristo. Noi siamo stati inseriti in quel sacerdozio. Ma in quel gratitudine credo che ciascuno di noi ha pensato anche alle persone che ci hanno accompagnato, cominciando dai nostri genitori, quelli che sono ancora in vita, quelli che abbiamo accompagnato alla soglia dell'eternità. Cominciando dai sacerdoti che abbiamo trovato lungo il nostro cammino, a quelli che ci hanno battezzati, preparati alla prima comunione, alla prima confessione, alla cresima, ai nostri parroci dove abbiamo celebrato nelle nostre chiese la prima Santa Messa, no? Credo che ciascuno di noi rivive nel giorno in cui festeggia l'anniversario del sacerdozio quel momento, quella prima messa, quel tremolio delle mani, no? Che poi sparisce, no? Ma dovrebbe tremare un po' il cuore nel momento in cui si alza il Santissimo e lo si tiene nelle mani indegne. E poi tanti e tanti volti, incontri, persone delle comunità dove siamo passati. Io penso alla mia comunità nativa, un piccolo villaggio di circa 1200 persone, poi quando sono entrato in seminario ci siamo trasferiti nella città, nella mia seconda parrocchia che mi aveva accolto, poi il seminario. Gli anni stupendi, belli, ho cominciato il seminario nel 93 ed eravamo in tutto il seminario 36, quando ho finito nel 99 eravamo 87, bei tempi, oggi non è più così, ma questo non ci deve mai scoraggiare. Il Signore vuole bene alla propria chiesa, alla propria comunità, non fa mai mancare gli operai, forse spetta a noi intensificare la preghiera. E così potrei continuare.
pensando a tutte le comunità incontrate durante i miei studi a Roma, da subito Loro Ciufenna, Terra Nuova Bracciolini e poi da 2012 in modo stabile e fisso in questa diocesi Arezzo Cortona San Sepolcro alle frazioni di Terranova Penna, e ringrazio tanti che vedo qui presenti, Montemarciano, Piantravigne, Malva, Persegnano, Tregiaia e tante altre, erano 12 frazioni di Terranova Bracciolini. E infine, giungendo qui a dicembre 2016, tempo passa, sono passati 7 anni, velocemente, ritrovarsi in questa bella comunità dove non mi è mai mancato niente. La mia mamma e il mio babbo, che sono in Polonia ovviamente, mi dicono: ma come fai da solo? Dico: mamma, io in realtà vorrei stare da solo, ma da solo non ci sono mai, neanche un giorno, c'è sempre qualcuno. Ovviamente scherzo, no? E così potrei continuare, e credo che così ciascuno di voi porta nella propria memoria tanti volti, tanti incontri. All'inizio della messa ho fatto questa domanda: maestro, dove abiti? Vieni e vedi. Il maestro ci ha fatto vedere dove abita, nella sua parola, nei suoi sacramenti e nella comunità dei credenti. Noi abbiamo trovato il Signore in mezzo a voi tutti. Quindi da parte nostra è anche un'enorme grazie a tutti voi, a ciascuno singolarmente, per volerci bene. Il nostro popolo vuole bene ai propri preti e questo è un tesoro inestimabile. E noi, confortati da questa consapevolezza, possiamo o cerchiamo almeno dare il meglio di noi di noi stessi. Dopo la messa vi invito cordialmente di fermarci anche solo 5 minuti, ma di fermarci. C'è un piccolo brindisino preparato per tutti voi, in modo anche di scambiare 2 parole con ciascuno, e solo dopo si va a pranzo. Oggi è la messa un po' più lunga del solito, vero? Ma vale la pena. Il Vescovo è in mezzo a noi, e anche questo bello presbiterio che rappresentiamo qui tutti veramente mi rende felice. E un saluto anche a tutti coloro che ci hanno seguito grazie alla diretta di Tele San Domenico, la nostra TV diocesana. Io dico a quelli che ci seguono dalla spiaggia, perché tanti mi hanno detto: noi abbiamo già prenotato le vacanze. Dico: questa messa seguita dalla spiaggia non vale. Bello perché ci avete visti, ma andate alla messa serale. Grazie al Vescovo Andrea e a tutti voi ancora una volta, dal più piccolo al più grande, dal più grande al più piccolo. Grazie. Concludiamo, carissimi, allora con la benedizione che nuovamente rinnova, dona a tutti noi la gioia dell'incontro con il Signore. E poi pensavo, ho finito, 25 anni e, se non ho capito male, 62 e mezzo. 60. Quindi a Don Adalberto diciamo: ne hai ancora da lavorare, eh? E a Don Carlo direi: chissà che pensione dopo 62 anni e mezzo. Ma è il regno di Dio. Bene, concludiamo allora. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace. Vediamo, grazie.